Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi presento la mia ultima Dash tonda. Ed eccola finalmente in azione, Dash 3,4 pollici tonda, penso sia la prima in assoluto in Italia. 3,5 cm di spessore, quindi occupa pochissimo spazio. Circonferenza colorata, si può avere in vari colori, bianca, azzurra e rossa per il momento. Facilmente applicabile, sono intercambiabili tra loro, basta staccarla, ecco questa è quella azzurra. Nuovissimo formato, molto molto interessante perché c'è la possibilità di avere quindi una dash analogica ma digitale, quindi con la possibilità di poter aggiungere tutto quello che ci occorre come marce, tempi sul giro, gap, benzina, eccetera eccetera. Sono già in sviluppo una serie di dash prettamente studiate per questo tipo di monitor, ne abbiamo già disponibili tre, questa è una delle tre. Dopo, mentre giochiamo, vi faccio vedere anche le altre già prodotte, ma oltre queste prettamente studiate e disegnate per questo monitor, è possibile visualizzare anche quelle di serie di Simap o altre scaricate da internet. Poi, tramite i tasti assegnati al volante, che è sempre tramite Simap, possiamo andarle a cambiare al volo. Ecco, vi faccio vedere, questa è un'altra delle dash normali, rettangolari, che però comunque vengono visualizzate per intero. Questa è un'altra, è la seconda di quelle già pronte fatte da SimRacer Room. Questa è molto semplice, RPM analogico e marce. Andando avanti poi possiamo scorrere tutte quelle che abbiamo presente nel nostro catalogo di Simap. Molto interessante anche il Race Logic che possiamo visualizzare su questo schermo con dimensioni molto più generose. Ci arriviamo, ve lo faccio vedere. Questa è la terza di quelle disponibili. Questa penso l'abbiate già vista in qualche video promozionale, qualche short fatto su YouTube. Questa è quella che a me piace di più. RPM circolare, marce belle grandi al centro, benzina, gap e lap time. E questo è il Race Logic in versione gigante su questo monitor, che è comunque molto molto bello anche da utilizzare. Allora io partirei e andrei in pista con questa, poi magari le cambiamo. Non è facile guidare con il telefono in una mano e quindi cambiare le marce con una sola mano, però quello che voglio farvi vedere più che altro è la dash in funzione. Adesso superata la curva e andiamo anche a cambiare. Mettiamo questa che mi ricorda molto quella della 500, anche se non è la stessa macchina. Poi
Ovviamente io l'ho montata al centro della base, però questa, diciamo, può essere anche abbinata ad una classica dash e messa di lato, quindi a destra o a sinistra sulla postazione, direttamente attaccata alla base come monitor supplementare. L'occhio si deve abituare ovviamente alla nuova forma, perché siamo abituati a quelle rettangolari, però vi dico che assolutamente quella tonda è bellissima, ma è bellissima non solo da utilizzare, perché è bella molto molto leggibile. Ma è bello anche crearsi delle dash perché non è affatto difficile poterne creare delle nuove. Infatti in pochissimi giorni già ne sono state fatte tre, ma ce ne sono altre tre già in cantiere, sono quasi pronte, quindi diciamo che sono già sei quelle prodotte da Simonese Room. Ok, che penso che la prova possa bastare. In azione è stata vista. E spero che, sinceramente spero che vi piace, come piace a me. Penso sia tutto, se scrivetemi nei commenti cosa ne pensate della Dash.